L'accordo si propone di colmare sostanzialmente il gap tra il mondo scientifico e il mondo di chi opera. Il mondo scientifico ha stabilito quali sono le norme a cui ci dobbiamo rimettere e poi ci sono gli imprenditori che devono attuarle. Allora noi affianchiamo gli imprenditori nell'adottare le misure necessario a minimizzare la possibilità di contagio attraverso la definizione di processi organizzativi che si traducono in un modello organizzativo o in un sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che può essere asseverato, certificato da un organismo paritetico, il quale rilascia un marchio di qualità, COVID, impresa protetta, che i consumatori e gli utenti, nonché gli addetti delle imprese possono tranquillamente interpretare come azienda che ha adottato tutte le misure per minimizzare le possibilità di contagio. La seconda rivendicazione è quella di organizzare le imprese verso l'innovazione tecnologica, lo smart working, l'uso del web e fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Su queste due linee di azione noi riteniamo di poter dare una mano concreta alle imprese che si apprestano a riattivare l'attività dopo il lockdown. Le imprese rappresentate dalla Confederazione sono circa 160.000, okay, per un totale di addetti, cioè titolari, soci, lavoratori, dipendenti, collaboratori, di circa 1.100.000 lavoratori, che si articolano sui vari settori, quindi agricoltura, industria, terziario e artigianato. Il protocollo che abbiamo condiviso parte dal mondo del terziario e poi scende negli altri settori. Non intendiamo sostituirci a nessuno, non ci sono scatti in avanti o furberie. Semplicemente vogliamo avere la possibilità di dare il nostro contributo a tradurre ciò che sono le cornici di un quadro in un quadro vero e proprio, nel dipingere e nel fare l'abito su misura per ogni singola azienda o per comparto di attività o settore di attività che dir si voglia. Le necessità degli stabilimenti balneari sono evidentemente diverse rispetto alle necessità di chi vende frutta e verdura, questo è facilmente intuibile. Quindi bisogna adottare misure diverse. Nel caso dell'esame c'è una prossimità, cioè la possibilità di contatto con dei consumatori decisamente superiore rispetto a un fruttivendolo. Poi se vuoi. Quindi è necessario passare da una cornice quadro proprio all'applicazione delle norme. Il nostro intento è questo. Chiaro che questo sforzo che le aziende fanno deve essere premiato, quindi a questo marchio di qualità, a questa asseverazione deve essere istituzionalmente riconosciuta. Okay. E possibilmente devono essere date delle premialità alle aziende che le adottano.